bugie che in questi ultimi giorni sono girate sulla nostra società, che ho il piacere e l'onore di rappresentare, e quindi non parlo Ezio Capuano allenatore, parlo in qualità di responsabile dell'area tecnica, quindi penso come responsabile della massima carica che c'è in un'azienda tecnica calcistica, quindi sono a disposizione vostra e ho voluto questa conferenza soprattutto per tranquillizzare la piazza, per dare certezze, per metterci eventualmente ancora una volta la faccia nel dire tutte le verità e porto a voi tutti il saluto del Presidente che in questo momento, grazie a Dio, gode di ottima salute, anche qualche voce incontrollata che è girata in questo periodo, priva di ogni fondamento, quindi il Presidente vi saluta tutti e gode di grande salute, e quindi questo è un bene notevole per lui e soprattutto per tutta la città d'Arezzo e per il calcio aretino in questo momento. Detto ciò, sono pronto a rispondere e a fare chiarezza su tutto ciò che voi mi chiedete, ma soprattutto nel trasportare il momento attuale e nella verità più alta al popolo aretino che ho il piacere e l'onore di rappresentare. Prego. Chi inizia? Facciamo tanto una chiarezza definitiva su questo discorso di distinzione. Sì. C'è tante voci inutili a giro. Io dico che nella vita il debole o colui il quale è un fallito nelle proprie attività cerca di sminuire o di aggrapparsi a pettegolezze e maledicenze per non enfatizzare il lavoro degli altri, quindi a prescindere nello specifico dell'Arezzo o nel calcio. Noi come società, e lo dico con orgoglio illimitato, grazie al dottor Ferretti, siamo una tra le prime squadre in Italia ad aver ottenute tutte le situazioni per espletare l'iscrizione al campionato. Addirittura l'Arezzo ha pagato gli emolumenti di aprile, in questi giorni pagherà anche maggio. Penso che nessuna società in Italia o tra le poche ha ottemperato a ciò. Quando parla Capuano parla come depositario di verità, anche se a qualcuno non fa piacere questa frase. Io odio i bugiardi, odio i villantatori, odio chi butta fumo. E apprezzo chi dice una verità che al momento può far male e non una bugia che al momento può essere bella e poi nel tempo possa essere deleteria. Io non so chi ha messo in giro queste voci, sono voci prive di ogni fondamento, sono voci soltanto a destabilizzare un ambiente. Sono voci di magari qualcuno che pensa di essere nel mondo del calcio, ma che è nel mondo di Heidi. Quindi, siccome noi rispondiamo con i fatti, non con le chiacchiere, noi lavoriamo quotidianamente senza esternare, senza fare proclami e senza dire quello che facciamo, cercando con i fatti di portare avanti i progetti e di lavorare con estrema professionalità nel bene per l'Arezzo Calcio. Quindi, per quanto concerne l'iscrizione, mi sembra una risposta superflua. Noi abbiamo pagato tutto ciò che c'era da pagare, abbiamo avuto i complimenti del dottor Casamassima, che è il responsabile della Covisoc, nonché vice direttore della FIGC. Abbiamo fatto in largo anticipo tutto ciò che c'era da fare, quindi se qualcuno si diverte a mettere voci in giro, ripeto, è nel mondo di Heidi, io non ho nemmeno il tempo per rispondere a godeste persone. Prego. Sono
geloso. Non lo so, io ringrazio a nome di tutti il dottor Ferretti, che ancora una volta ha ottemperato a tutte le scadenze e con sacrifici suoi personali fa sì che l'Arezzo vada avanti e che vada avanti con onore illimitato. Quindi non so chi ha messo queste voci in me, in giro, non mi interessa, è soltanto chi l'ha fatto un buffone o un imbecille, che si divertano, ma noi sicuramente saremo in partenza, sicuramente tra le 60 squadre che faranno questo campionato. Sì, ecco. Ora, io sono rimasto 2 mesi indietro, scusa. Sì, no, però non di Dio. Lo sai, non ci vediamo da tanto tempo. Certo. Però 2 mesi fa c'era stata appena la conferenza stampa del Presidente, che sì, aveva detto come no, perché noi siamo iscritti, ma poi bisogna vedere come si fa questo campionato. No, si parlava della Serie B in 2 anni. Mi pare che... No, io te lo chiedo... No, ma il Presidente... Che tipo di... Allora, intanto il Presidente meriterebbe aggettivi che in questo momento non trovo la terminologia, perché come voi tutti sapete il Presidente ha attraversato un periodo non bello della propria vita fisica, no? E in tutto ciò non ha mai fatto mancare sostegno economico e sostegno morale alla sua creatura. Non so quanta gente l'avrebbe fatto. Il Presidente è commovente quello che ha fatto per Arezzo, perché il Presidente, essendo una persona di spessore umano altissimo, vi assicuro che quando nessuno di voi sapeva le condizioni fisiche del Presidente, addirittura dall'ospedale programmava il futuro dell'Arezzo, immediato e futuro, facendo sacrifici straillimitati, mantenendo fede a tutti gli impegni economici presi, ed è normale che un uomo di tale spessore, essendo un vincente nella vita, perché voglio chiarire che il Presidente è tra i primissimi a Roma come contribuenti fiscali, quindi il Presidente può permettersi qualsiasi cosa, che poi lo faccia con oculatezza non significa non avere grandi risorse economiche, magari la sua oculatezza nel gestire le proprie aziende le ha portate ad avere questo successo. Cosa voglio dire? Che un Presidente è ambizioso. Ha detto in 2 anni cerco la B, ma non è che il giorno dopo ha detto non ci iscriviamo al campionato, non abbiamo una lira. Noi, avendo fatto anche dei sacrifici economici, quali la costruzione di un piccolo centro nostro, ottemperando a tante situazioni, noi non illudiamo nessuno, il nostro budget è questo, perché io ritengo una cosa: se io in questo momento volessi fare come fanno tanti miei colleghi, a fare una squadra faraonica, non forte ad Arezzo, non ci vuole nulla, perché la PIL della piazza non è merito né di Capuano né di Ferretti. Arezzo è una delle piazze in Italia dove il giocatore viene più volentieri. Quando vuoi un anno di contratto, due, quando vuoi 70, 90, noi facciamo una squadra faraonica e poi dobbiamo sperare di fare 4.000 abbonamenti o di fare 7.000 persone allo stadio, se no poi abbiamo difficoltà. Noi questo non lo vogliamo fare. Io ho detto sempre, fino a quando il dottor Ferretti sarà proprietario dell'Arezzo, noi i punti conquistati sul campo non ce li toglierà nessuno. Noi non avremo mai un punto di penalizzazione e noi non rischieremo mai di non iscriverci al campionato. Tutto ciò è accaduto. È normale che il Presidente, in un eccesso di entusiasmo, dopo tanta sofferenza, ha esternato un suo pensiero che può tranquillamente avverarsi. Però io non debbo illudere nessuno, non debbo illudere la piazza, ma debbo con estrema schiettezza dire le cose reali, altrimenti può essere un boomerang in negativo. Ecco. Mi sembra che un Presidente che dice il mio desiderio è portare l'Arezzo in B in 2 anni non ha detto nulla di grave, perché poi
Io mi domando e dico, ma dove sta scritto che io spendo 10 milioni di euro e vinco? Il presidente del Benevento ha speso 115 milioni di euro e fa la stessa categoria nostra. Non è detto che tu spendi e devi vincere. Ci sono degli esempi emblematici, Carpi, Cubi, Maior, dove le idee possono essere superiori agli investimenti economici. Detto ciò, noi costruiremo una squadra importante. Su questo non c'è ombra di dubbio, senza fare follie. L'obiettivo, quindi, quest'anno qual è? L'obiettivo di quest'anno è mantenere la categoria, in primis, su questo non c'è ombra di dubbio, e come dice il Presidente, rafforzare le fondamenti per poter poi, eventualmente l'anno prossimo, ad ambire a qualcosa di importantissimo. Non significa che quest'anno noi non faremo nulla affinché non accada qualcosa ancora di più importante, su questo non c'è ombra di dubbio, però non illudiamo nessuno. Il nostro obiettivo è il mantenimento della categoria migliorando la posizione dell'anno scorso. Quindi su questo non c'è ombra di dubbio e faremo di tutto affinché ciò accada. Si è sempre detto di non aver fretta, no? Nel costruire una costruzione sì, della sì. Perché poi dice, le occasioni migliori possono capitare. Ma noi facendo quella, portando avanti quella filosofia del club, che poi si è rilevata azzeccatissima, quella di non fare contratti pluriennali e di non rinnovare in corso, con la normativa nuova che prevede 16 giocatori come massimale più 8 under, tu pensa se noi avessimo avuto in organico 12 giocatori sotto contratto. Per poter scegliere dovevamo mandare via prima questi. Quindi io mi trovo in questo momento a poter decidere, a poter gestire come mi pare, giusto? Nel poter prendere chi voglio, e essendo l'Arezzo posso fare quello che mi pare. Vuoi venire? Vuoi essere riconfermato a questa cifra? No, non me lo posso permettere. Quindi questa fretta di costruire la squadra io non la vedo. Noi abbiamo idee ben chiare. Abbiamo degli obiettivi importanti che ci siamo prefissi e andremo su quegli obiettivi, senza alcuna fretta, convinti che magari quando partiremo per il ritiro avremo il 70%, l'80% della squadra, non il 100%, ma sono tutte cose che abbiamo messo in preventivo. Senti. Per i vecchi sono d'accordo con te, ma i giovani secondo me invece quelli vanno cercati prima, o sbaglio? I giovani che noi abbiamo attenzionato con un lavoro che parte dal mese di dicembre, novembre, quando in tanti dicevano ma l'Arezzo si regge solo su Capuano, la piramide è Capuano, ma dietro di me c'è tanta gente, noi abbiamo attenzionato dei giovani importantissimi, di squadre importanti, li ho seguiti io personalmente anche nelle finali che sono state fatte in Liguria. Dobbiamo attendere un attimino perché sono dei giovani che hanno attenzionato tante squadre, quindi anche lì abbiamo le idee molto chiare e sicuramente prenderemo dei giovani di grande valore, su questo non c'è ombra di dubbio. Prima che sei d'accordo con me? No, io anche oggi ho avuto un colloquio con un giocatore importante, io ho le idee ben chiare ed è tanti anni che faccio questo mestiere, io se sono convinto di prendere un giocatore qualità prezzo lo prendo anche oggi, se non sono convinto aspetto, quindi i giovani cercheremo di prenderli quanto prima, è normale che ci sono dei giocatori talmente bravi che in questo momento vogliono la B e magari fra 10 giorni, non avendo trovato la B, Arezzo forse la mettono come prima scelta. Quindi non ho fretta, sono molto tranquillo e sono molto fiducioso delle mie larghe capacità. Non è una fase di autocelebrazione, io non ho compromessi con nessuno. Non ho scheletri nell'armadio, per me esiste solo l'Arezzo e quindi posso fare quello che mi pare. E a volte, anche se sembra una fase di idolatrarmi, sono talmente sicuro di me stesso,
che sono convinto di sbagliare quasi zero e quindi di aspettare e di colpire al momento opportuno, senza farmi trasportare. Ma quando si prende quel giocatore? Non mi interessa. Io la squadra la devo mettere in campo il 2 agosto, quando l'Arezzo tornerà a fare un torneo importante. Quindi di tempo ce n'è tantissimo. Ad oggi quanti giocatori, cioè, su quanti giocatori può contare l'Arezzo? Ad oggi abbiamo ufficializzato il portiere. Noi abbiamo preso 3 giocatori, e anche su questo voglio fare chiarezza, perché io sarò scarso, ma capuanate non ne dico. Se non capuanate deve essere preso come un fatto positivo. Quindi io non prendo per culo nessuno. Noi avevamo preso 3 giocatori, uno è fortunato, uno è dall'olio. Se la regina si è salvata, la colpa brava la regina. Quindi non so dall'olio cosa doveva dire in quell'intervista, che doveva dire, c'avevo... E quindi dall'olio la regina è rimasta. E un altro giocatore che lo ufficializzeremo quando, secondo me, VAR andrà ufficializzato. In più abbiamo proposto l'addestramento, come ogni società può fare, al Baby Mariani, e abbiamo ufficializzato il portiere Stefano Fortunato. Questi sono i giocatori che in questo momento abbiamo. Abbiamo un contratto che non vi svelo chi è, che faceva parte di quei 3 che io bugie nella mia vita non ne ho mai detto. Ripeto, preferisco dire una verità che al momento fa male e non una bugia che può essere bella in questo momento, che poi alla fine potrà essere deleteria. Al momento questi sono i giocatori che abbiamo in organico. Abbiamo delle trattative in corso con giocatori a cui abbiamo proposto di rimanere in Arezzo, perché anche lì ho sentito diverse situazioni non vere, e spero che mi fate qualche domanda, perché i giocatori debbono essere seri e non debbono essere dei bambolotti, perché hanno giocato in una delle piazze che difficilmente nella loro carriera rigiocheranno, in piazze così importanti. Quindi io dico le verità, verità che poi possono anche far male, però ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Sento dire io voglio rimanere, ma anche io vorrei allenare il Real Madrid e vorrei prendere 6 milioni d'euro l'anno, però bisogna vedere uno come vuole rimanere, no? Noi abbiamo proposto perlomeno al 70-80% della squadra di rimanere, chiariamo anche questo concetto, però quando si fa una trattativa c'è qualità, prezzo, è normale che questi giocatori, io li capisco, avendo fatto un grande campionato, secondo loro e anche secondo me, hanno delle aspettative al momento economiche diverse da quelle dell'anno scorso, che noi non possiamo in questo momento garantire. C'è un'offerta di chi la fa e di chi la riceve. Quindi quando sento tutti che dicono il mio sogno è rimanere, io voglio rimanere, però bisogna sapere anche com'è stata la contrattazione. Se noi ad un giocatore che ha fatto bene gli offriamo il 40% in più di quello che prendeva, ma cosa gli dobbiamo offrire? Cioè, fatemi capire. Cioè, se noi a un giocatore che ha fatto bene, a prescindere quando sia l'entità del contratto, gli si offre il 40% in più, penso che è una bella cosa. Se uno mi chiede il 150% in più, io non glieli posso dare. Non vedo dove c'è questa... Parlo in generale. Il ritiro è confermato a cassa? Il ritiro, noi partiremo il 15, facciamo le visite mediche qui, ci sarà la nostra nutrizionista che voglio ringraziare pubblicamente, in questo momento ci sta seguendo e quindi ogni giocatore ella lo seguirà anche con una figura che fino a quest'anno non avevamo, quindi saranno fatte delle visite mediche individuali
la nostra, ripeto, nutrizionista, ricordami il nome anche in questo momento. Giolitti. Giolitti. La dottoressa Giolitti, che oltre di essere di grande spessore ha anche grande entusiasmo, ci segue. Quindi noi con il preparatore atletico abbiamo sui giocatori che prendiamo, su ogni giocatore, aver fatto diciamo una situazione diversa da un altro atleta, quindi anche questo è un fatto molto positivo per noi. Il 16, dopo aver individualizzato il lavoro ad ogni calciatore, partiremo per Cascia, dove saremo fino al 1° di agosto, per poi ritornare o ad Arezzo o dove giocheremo la prima partita di Coppa Italia Team, che è il 2 agosto. In tutto ciò abbiamo programmato anche una serie di amichevoli che abbiamo già ufficializzato per il periodo che saremo in ritiro. Quindi abbiamo programmato il tutto con grande anticipo, con grande lungimiranza. Quindi abbiamo già le amichevoli programmate, che mi sembra che abbiamo già ufficializzato, e quindi ve le abbiamo già esternate. C'è quella, quando tornerete, c'è quella storica suggestiva con la squadra palestinese. Che la faremo con grande piacere. Di così. Sì. I problemi delle strutture? I problemi delle strutture è un problema che purtroppo abbiamo, e anche lì ci abbiamo visto lungo, oppure siamo stati fortunati, però penso che la fortuna non puoi averla in continuazione, poi c'è anche capacità. Noi quando abbiamo preso l'allenatore dei giovanissimi, che lo ritengo il più bravo, almeno uno dei più bravi come mi dicono, però io lo ritengo bravo perché lo vedo come ogni giorno lavora per l'Arezzo, no? Quindi ha una voglia, ha un entusiasmo devastante. Chiedemmo se era possibile fare allenare gli allievi giovanissimi a Caselle, si chiama, giusto? Chimera, giusto? La prima squadra, al momento abbiamo il nostro centro, che è quello di Castiglione Fiorentino, siamo scoperti con la Beretti, sperando che adesso il Comune ci dia una mano e ci dia degli spazi, perché noi siamo l'Arezzo, quindi portiamo in Italia il nome di Arezzo. E quindi sono convinto che l'amministrazione comunale ci darà una mano, come c'era stato promesso anche dalla vecchia amministrazione, perché io non getto nulla del passato, e ancora oggi dico che ogni qualvolta io ho chiamato l'assessore Romizzi si è messo sempre a disposizione. Io sono un uomo d'onore, un uomo con alti valori, quindi non getto nulla. Spero che il nuovo sindaco o chi avrà l'onore di essere l'assessore allo sport di Arezzo prenda a cuore, questo ne sono convinto, le sorti dell'Arezzo Calcio. Quindi al momento noi abbiamo il campo della Nave e abbiamo le strutture del Chimera, che ce le siamo creati noi, nessuno ci ha dato nulla, e quindi spero, e ne sono convinto, che l'amministrazione comunale, nel momento in cui si insiederà, ci creerà degli spazi dove noi possiamo portare avanti il progetto. Io sono innamorato dei campini. Sono innamorato dei campini perché ritengo che non so se avrò l'entusiasmo di allenare la squadra quando vado al campo e non vedo quei tanti vecchietti o quella gente di mezza età che vive per vedere l'allenamento della propria squadra e che vive coinvolgendo l'entusiasmo. Quindi io farò di tutto per mantenere questa struttura, ma non dipende solo da noi, anzi, penso che in questo momento dovranno essere altri a prendere a cuore questa situazione. L'ho letto, io lo voglio ringraziare, il dottor Ghinelli ha detto, se non erro, ma sicuramente non erro perché io leggo tutto, che il comune acquisterà i campini e li darà in gestione all'Arezzo. Proporrà ai funghini una. Io così ho letto, o sbaglio? E quindi se ciò dovesse accadere, io lo ringrazio a nome della proprietà, a nome mio personale e a nome mio di tutto l'Arezzo Calcio.
se già lui fa questa proposta è gratificante e lo ringrazio pubblicamente. Riguardo a un altro capitolo, visto che se ne era parlato a fine stagione, rispetto alla stagione passata che ho detto, non mi ricordo se sapevo anche dalla Presidente, era mancato un po' a livello di marketing, anche nella ricerca di altri sponsor, così se ci sono novità anche in questo senso, sia per lo sponsor che per... Allora, è una bella domanda. Complimenti. Io dico che un imprenditore, chiunque esso sia, ci sono stati anche altri presidenti che hanno speso tanti soldi ad Arezzo, no? Uno che investe tanto in un prodotto importante come Arezzo si aspetta anche che Arezzo è una città ricca, non ci prendiamo per i fondelli, no? Arezzo, se vai a Budapest ti dicono è la città ricca perché c'è l'oro. Arezzo è la città di uomini che hanno fatto la storia a livello finanziario in Italia, no? Ok? Quindi, e avere un marketing come lo abbiamo avuto noi, e mi vergogno anche a dire le cifre che abbiamo preso l'anno scorso, io penso che un imprenditore aretino o uno che ha una propria azienda in Arezzo, dare un contributo all'Arezzo, ma soprattutto avere dei riscontri a livello di pubblicità, non dico che sia un dovere, ma è una bella cosa, quindi ci auguriamo che quest'anno ciò accada. Noi speriamo nel coinvolgimento, nell'entusiasmo di tutte le componenti, ma soprattutto che l'imprenditoria aretina ci dia una mano. Ma chi al presidente però bussare alla porta dell'imprenditoria, cioè se c'è una figura di responsabile marketing, c'è una figura, ma ci posso andare anche io personalmente. Ma noi non siamo dei pezzenti. Il dottor Ferretti è una persona, oltre di grande disponibilità economica, ma di grandissima dignità. Noi non siamo dei pezzenti, noi non andiamo ad elemosinare da nessuna parte, noi proponiamo un qualcosa a cui uno deve essere interessato, ma non siamo ad elemosinare e non siamo dei pezzenti. Quindi chi vuole entrare nella nostra famiglia, noi siamo fieri ed onorati, ma ci deve anche essere chiesto. Se io vengo da te una volta e tu mi dici mammi, vengo la seconda, poi non ci vengo più, anche se non ho i soldi per mangiare, non è questo il problema, perché penso che il dottor Ferretti da solo ha dato modo a tutti di poterlo valutare. Però non è che tu puoi andare in continuazione. No, altrimenti sarebbe... C'era proprio una persona fisica, sì, che sì. Si occupa solo di quel settore. Sì, 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 sì. Assolutamente, sì. Ma io sono disposto anche io ad andare, cioè, non ho problemi, io non mi vergogno di nulla. Anche per cercare lo sponsor sui mani. È un'altra domanda. Il main sponsor, parli tu? Al momento non ce l'abbiamo, ma non è che non lo troviamo, non facciamo il campionato, eh? Su questo non c'è ombra di dubbio. Non è che se non troviamo il main sponsor non ci iscriviamo al campionato, non abbiamo i soldi per andare a fare le trasferte, questo toglietevelo dalla testa. Comunque il discorso di Gemet Brass è chiuso definitivamente. Vabbè, allora, io ribadisco. No, allora, io ho l'onore e il piacere di essere, non dico amico, forse è una parola, ma di interloquire con sovenza con Giancarlo Paglici, che lo ritengo un uomo di grande spessore, lui e la sua famiglia, che ci hanno dato una mano, che lo ringrazio in questo momento, che ci ho parlato, e lo dico a nome mio e del Presidente. Se la famiglia Paglici scrive a piacere a proseguire la sponsorizzazione, noi ne siamo fieri ed orgogliosi, lo ripeto, fieri ed orgogliosi, perché è uno sponsor che ci ha dato tanto e che è un'azienda importantissima, e per noi avere sulle maglie questa sponsorizzazione è un onore e un piacere. Siccome si dicono tante bugie, tante eresie, allora io dico che se la famiglia Paglici ci vuole dare il piacere e l'onore di portare avanti il suo nome in Italia, a noi non può far che piacere.
ma non dipende solo da noi. Quindi chiariamo tutti i concetti. Diciamo, parla di quanto si parla di budget, no? Che è estremamente fisso, però è elastico il modo in cui si può nella fare, maniera no? più assoluta. Io per esempio ho sempre pensato, mi sono sempre richiamato a un tuo concetto che ne parlavo insieme mesi fa, quando ancora non avevo rotto il braccio. E tu dicevi giustamente cioè che effettivamente c'è la possibilità di con i giovani, no? Di risparmiare. Sì. Perché ovviamente se fai un contratto a un giovane a un altro costo, oltretutto lo possono pagare, no? Un po' addirittura. Ce lo debbono pagare. Ci perché... può essere un premio, no? No, c'è una. Se ti danno in prestito un giocatore te lo debbono coprire al lordo per forza. Ecco, quindi cioè, dico, io poi ho sempre pensato una cosa, le squadre buone di solito non devono cambiare tanto, no? Il tuo amico Montella secondo me ha pagato questa eccessiva voglia di cambiare, perché per me in una squadra... No, il mio amico Montella ha cambiato che è un grande uomo. Grande uomo, no, ed no, è un grandissimo allenatore. Sì, no, no. Adesso vedremo chi lo sostituirà. Secondo me, se una squadra gli cambi 6, 7 o 10 esimi la trasformi, per me le squadre che vincono i campionati, di solito, io mi ricordo l'ultima di Somma, giocarono 14 giocatori. Quindi, però era una squadra già costruita, è un discorso totalmente diverso dal nostro, bisognava fare la C2, giusto? Poi all'ultimo si fece la C1. Un anno venne un miracolo. Non come noi, che però, non avevamo squadra. Ho sempre pensato io pochi ma buoni, no? Nel senso io preferisco dare 70.000 euro a 5 giocatori, 6 che mi fanno la cerniera e poi ci metto un po' dei giovani che mi corrono intorno. 70.000 euro, voglio chiarire anche questo, se io do 70.000 euro a un giocatore non gliene do 70, ma gliene do 142. E siccome l'Arezzo Calcio, e lo dico con orgoglio, e questo il merito è solo del dottor Ferretti, non fa nulla che non va fatto. Quindi noi tutto quello che diamo lo mettiamo sul contratto. Anche i premi, a noi ci lordizzano anche i premi. Noi, cioè, rendetevi conto, quando si dice ma gli hanno offerto 30.000 euro, ma non sono 30, sono 64. Quando un giocatore prende 30.000 euro dall'Arezzo ne prende 64, cioè il costo dell'Arezzo è di 64.000 euro. Quando noi diamo a un giocatore 20.000, gliene diamo 43. Quando diamo un minimo federale, gliene diamo 36. Non c'è dubbio, no, ma io non volevo... È tutto il doppio, è più del doppio. Sì, ma la mia, le cifre... Non è nell'interregionale, nella Serie D, 30.000 euro su 30.000. Diciamo 70.000 euro lordi, no, voglio dire... 70.000 euro lordi sono 30 netti, che è una buona cifra. Sì, no, ma tanto dico... Perché c'è tanta gente che si sveglia la mattina e lavora 12 ore al giorno e in questo periodo non si può asciugare il sudore. Perché se lo asciuga, il nero gli va in bocca e non può mangiare, perché è grezzo, che campano le famiglie con 1.400 euro, ma mi dite uno che sa dare due calci al pallone, perché ne dovrebbe guadagnare 7.000 al mese? O sei un campione, allora se sei un campione produci marketing, e allora va bene, ma uno che gioca a calcio, mi dite quanto deve guadagnare in una terza serie? Allora, se parliamo di Higuaín, se parliamo di Messi, quella è gente che guadagna l'inverosimile, ma produce ricavi. In C non si producono ricavi. È chiaro quello che voglio dire? No, perché sento dire, poveretti, guadagnano 2.500 euro al mese. 2.500 euro al mese. Ma io voglio capire chi di voi guadagna 2.500 euro al mese. Il problema è che 5 anni fa ne guadagnavano 250.000. E poi che è successo? Devo rispondere perché sono schietto. E poi che è successo? E poi che è successo? Non farlo dire a me, dillo tu. Poi che è successo? Non ci si è iscritti ai campionati, perché sono andato a vedere e mi sono fatto due conti. L'anno prossimo c'ho questo 3 anni a 2,50, culo. Questo 170, ma io non la iscrivo, ma mica sono scemo. Poi pigliamo tutti i giocatori con le cifre lì. No, io allora, te lo chiedo a te, allora rispondete. Allora, io ho detto che fino a quando ci sarà il dottor Ferretti l'Arezzo non fallirà mai, scrivetelo a caratteri cubitali, non avrà mai un punto di penalizzazione fino a quando Capuano sarà il responsabile dell'area tecnica, anche fra 30 anni, nessuno potrà dire ha fatto un'operazione errata. No,
potrò dire che ho sbagliato un giocatore, ma chi non opera non sbaglia, no? Però mai... Prima, scusa, mi era finalizzata solo a una cosa, nel senso, prendiamo due giovani in più e investiamo un pochino di più in due giocatori meglio. Lo stiamo facendo. Cioè, io dico solo lo questo. Lo stiamo facendo. Stiamo allora, facendo. Allora stiamo la nostra strategia, quella che sta facendo il dottor Ciardullo, perché non lo nominate mai, perché è un ragazzo troppo serio, no? Avete dato spazio a tanti giovani che sono stati ad Arezzo, che venivano non spesso, e quando venivano magari anche gli occhi un po' arrossati. E questo ragazzo che lavora dalla mattina alla sera, non gli viene dato il giusto tributo. La strategia nostra è quella di investire su due o tre giocatori di un reparto attaccanti e di magari dare il giusto agli altri. Questa è la nostra strategia, è normale, questo lo faremo sicuramente, questo è fuori discussione, che poi quando il budget è un budget non altissimo devi fare per forza in questo modo. Bene, altre domande? Grazie a voi tutti. E spero che abbiamo rassicurato il popolo amaranto. Spero.